Radio Roma Television, la prima TV della capitale. La vita di un artista è piena di sfumature: il canto, il ballo, la recitazione, la composizione, l'arrangiamento, la teoria musicale, la presenza scenica. Ognuno di questi aspetti prevede una determinata tecnica specifica per ogni persona. Se quello che vuoi fare nella vita è il performer professionista, non mi resta che darti il benvenuto nella mia Artist Academy. Io sono Daniela Ciampitti e da oggi sarò la tua vocal coach. Artist Academy con Daniela Ciampitti. Bentornati in Artist Academy. Anche oggi in collegamento dalla Spagna abbiamo il dottor Alfonso Borragan, fondatore del metodo PROEL, e oggi capiremo l'utilizzo della mascherina da anestesia associata alla tecnica vocale. Ciao Alfonso. Ciao, come state? Tutti bene, sono di nuovo tutti qui gli studenti per te. Bene, allora, bene. Sono contento di essere con voi perché è sempre un piacere cantare e condividere in rapporto col canto, con la musica, delle cose. Allora, volevo ricordarti Crystal come allieva. La problematica vocale che trova è nella risonanza delle varie altezze della laringe. Non ha ancora capito le varie altezze della laringe e come gestirle. Possiamo sentirla un po', vedere come viene fuori la voce? Sì, Crystal, vieni qua, canta un pezzo a cappella. Something gone down like the storm in the sky. You, I'm gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So, cosa ti piacerebbe modificare, Crystal? O ti piace così come viene fuori? A me già andrebbe bene così, però vorrei essere un po' più sicura, magari nelle variazioni in cui si sente un po' troppo insicurezza. Dipende dalla canzone. In alcune canzoni sento proprio difficoltà nelle parti acute, mentre in altre magari non riesco a scendere abbastanza, però riconosco che il mio problema appunto deriva dalla posizione della laringe che magari tendo a tenere troppo alta rispetto a come dovrei. Quando ti domando, ti piace la voce così? Quello è come dire, quando canti, ti senti comoda? È tutto facile o no? Perché se per te è facile cantare così, quello è la forma, diciamo che è il sensore, l'orologio che ti dice che quello va benissimo. Ma se tu non ti trovi bene, e per quello dobbiamo cambiare qualche cosa. O sea, che è una domanda, quanto ti piace, quanto vuoi cambiare. Cerchiamo di quello che mi hai detto, non ti trovi comoda perché non puoi gestire la laringe, forse mi hai detto, no? Che è un po' a volte un po' su. Quando stiamo cercando che il tratto vocale si modifichi, è molto facile modificare in questo senso, perché la laringe se scende e apriamo le labbra così, per esempio, se apriamo così vediamo che questo longitudinale è molto molto semplice di farlo, ma l'importante è anche aprire a livello trasversale, perché hai un tratto vocale molto. Tu sapresti cantare con la gola aprendo così? No, perché cerca di cantare facendo lo stesso canto, facendo questo così, questo movimento così. Well, there is something gone down like the storm in the sky. Se noi usiamo per esempio una mascherina e non lasciamo che il suono venga fuori perché la chiudiamo con la mano, quell'aria, quel suono, poco a poco ti aprirà. Adesso Daniela ti spiega come metterti una mascherina e come cantare con tutto chiuso. Respiri, la metti, respiri, respiri una volta che hai cantato. Daniela, puoi spiegarla un po'? Ok, ti passo questa mascherina.
te la fai aderire perfettamente al viso in modo che non esce né l'aria né il suono. Devi attapparla qui, molto forte, fai una frase cantata, sentirai che non esce, poi stacchi, respiri e ne fai un'altra. Respira. Respira. Respira tranquilla, Crystal, no, perché devi prendere l'aria per organizzare la successiva frase cantata. Allora ti apri, respiri e te la metti con tranquillità. Dai, lo facciamo un'altra volta. E tu adesso quello che devi sentire è che l'aria, il suono che sta venendo fuori, come no, non può partire all'aria e andare via, sta ritornando. Tu devi sentire che il suono è là dentro, sta facendo delle cose. Una delle cose è aprire l'spazio, ma altre delle cose è che il suono rimanga. Se noi cantiamo il suono non rimane, lo perdiamo. Il suono, quanto più rimane, più suono abbiamo. Cerca di sentire questa sensazione per dentro. Benissimo, se adesso tu togli la mascherina e canta normale il suono che ti viene adesso. Aspetta un attimo. Quando tu hai messo la mascherina, quella mascherina ti ha dato delle sensazioni. Se dopo tu cerchi di cantare come cantavi prima, quello che hai fatto non ti serve per niente. Cerca di cantare di nuovo 2, 3, 4 frasi così, e la quinta e la sesta canti senza la mascherina, ma la gola deve essere come la posizione che la mascherina ti ha portato. Non torni alla voce tua, alla posizione della gola, perché allora quello che abbiamo fatto non serve. Hai capito, Crystal? Sì, tutto chiaro. Perfetto. Allora fai 3, 4, 5. Quando tu vedi che quella posizione dici è chiara, la tiri fuori e continui a cantare con quella posizione, è l'importante. Like the storm in the sky, you are gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me and so? Bravissima! Grazie. Cosa hai sentito? Raccontaci un po'. Allora, sentivo tanta pressione quando avevo la mascherina, quindi non riuscivo a far uscire il suono. E diciamo che credo che il suono in questo modo sia costretto ad uscire con la mascherina. Quando lo levo ovviamente si sente la differenza. Bene, bene. Tu adesso dentro hai una sensazione diversa o è totalmente uguale a prima? O questo ti ha insegnato che hai qualche cosa di vero, che può essere differente? Hai scoperto nuove zone, nuovi movimenti? Allora, sento in particolare come se ci fosse un po' più di spazio qua soprattutto. Quindi non lo so di preciso, però sento questa leggera differenza. Perfetto, lo hai spiegato benissimo. Ciascuno sente delle cose diverse, ma l'importante è che si sentono che hai qualche cosa un po' diversa. E allora, dai, facciamo l'ultima volta. Mettete la mascherina, canti una frase o due, e la terza, la quarta, una volta che hai recuperato di nuovo la sensazione, continui a godere quella sensazione di facilità. Dai, facciamolo.
Benissimo, benissimo. Quanta facilità hai sentito? Ora la differenza si sente. Cioè, sento proprio più potenza. Benissimo, complimenti, perché penso che l'hai fatto benissimo, Crystal. Alfonso, io ti ringrazio come sempre, ribadisco sempre lo stesso concetto, scienza non magia, quindi questa cosa deve essere assolutamente parte integrante di qualsiasi percorso formativo per quello che riguarda la tecnica vocale. Salutiamo tutti quanti Alfonso e grazie mille ancora. Grazie a voi, ciao ciao. Artist Academy con Daniela Ciampitti.